Ciao, sono l'ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi costruiamo un pacco di stoffa per il banco sega stampato in 3D. Ciao a tutti, ho comprato questo banco sega, è un DeWalt DW745, è fenomenale, ma ha un grossissimo problema. Il tasto di stop è troppo piccolo e quindi a vantaggio di sicurezza ne ho costruito uno più grande stampato in 3D e oggi vediamo come costruirlo. Ok, prima cosa da fare è fare un modellino. Qui semplicemente ho ritagliato un foglio di cartoncino per vedere le giuste dimensioni. Sostanzialmente questo tasto lavorerà attorno a una cerniera e premendo la leva, quindi il modello di cartoncino che si vedeva prima, verrà premuto il tasto di stop della macchina. Per realizzare il modello 3D ho usato SketchUp, che è un programma 3D gratuito, molto semplice. In questo caso l'ho preferito a Fusion 360 perché il modello da costruire era effettivamente estremamente semplice. Questa è la cerniera che verrà avvitata al compensato che sta sotto al banco sega e adesso costruisco la leva vera e propria. La stampa verrà fatta in 3D utilizzando PLA e ABS. Qui inizio a disegnare il tastone, l'ho colorato di rosso perché rappresenta qualcosa da utilizzare in emergenza, quindi utilizzo un linguaggio standard. L'ho disegnato come un semplice rettangolo un po' smussato e poi realizzo delle nervature per renderlo più rigido. Poi ovviamente sul fronte l'ho personalizzato un attimo mettendoci una bella scritta STOP. E adesso è il momento di stampare. La stampa della cerniera è in PLA, è una plastica molto comune realizzata con resti vegetali, quindi è anche un po' più ecocompatibile. Qui faccio un po' di pulizia dalla base che serve a far aderire bene il pezzo al piano di stampa. La stampa in 3D devo dire è venuta abbastanza bene, ho anche fatto delle misure con calibro e combaciano con quanto disegnato. Ho realizzato anche degli incavi per incastrare le viti. Questa invece è la leva. La leva è stata un completo disastro. L'ho stampata in ABS perché è un materiale un po' più rigido, però soffre di diversi problemi, infrangimento molto più alto, quindi quando la tessina deposita il filo, subito dopo l'ABS si raffredda e nel raffreddarsi si stringe e questo comporta che il pezzo si imbarchi. Ecco, non so se avete visto, è saltato uno dei piedini della cerniera. Questo è il motivo per cui utilizzo gli occhiali di protezione anche quando faccio operazioni abbastanza semplici. Non so mai quello che può succedere. Ok, tanto per farci un'idea, questo pezzo ha viaggiato per circa una decina di centimetri in due fotogrammi, che a 30 fotogrammi al secondo significa più o meno un quindicesimo di secondo. Ora, per calcolare la velocità, velocità uguale spazio fratto tempo, quindi 10 centimetri diviso un quindicesimo di secondo sono circa 1,5 metri al secondo. Il che non è tantissimo, ma è sempre sufficiente a bucarci un occhio. Per renderci conto di cosa poteva succedere, possiamo fare delle prove in scala su un modello. Quindi realizziamo un laboratorio di test e utilizziamo un crash test dummy per vedere le conseguenze del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Lo sfondo metrico renderà più facile il calcolo della velocità, infatti ogni striscia è larga un centimetro e possiamo calcolare i tempi a partire dai fotogrammi del filmato. A questo punto vi presento il tester, che si occuperà volontariamente e sottolineo volontariamente delle prove. Nessun omino Lego è stato maltrattato in questo video. Prepariamo la catapulta di lancio. Pam! Ecco, questa è la diretta conseguenza di non aver utilizzato i dispositivi di protezione individuale. Vediamo la stessa scena ripresa da una diversa angolazione con la camera ad alta velocità, anche se a bassissima risoluzione. Come vedete, il volontario non aveva alcuna speranza. Proviamo adesso a vedere cosa succede indossando i corretti dispositivi di protezione individuale. Ecco gli occhiali di protezione. Un bel caschetto.
strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Suspense. Attenzione. Perfetto, con i corretti DPI siamo assolutamente al sicuro. Casualmente ho anche un video in cui parlo approfonditamente degli occhiali di sicurezza, quindi se non sapete quali occhiali di protezione scegliere per lanciarvi l'ego negli occhi, in alto a destra trovate il link. Va bene, torniamo all'oggetto del nostro video. Ecco, qui si vede benissimo l'interno della cerniera. Questo è un riempimento che mi ha messo all'interno per renderlo più resistente. Ed effettivamente è più resistente, però rimane il fatto che le stampe 3D sono essenzialmente fragili perché sono costituite da tanti strati messi uno sopra l'altro. La conseguenza di questo è che ci sono delle superfici preferenziali di taglio sul quale il pezzo si può rompere. Ok, la prima versione è ufficialmente un disastro, ma dice l'antico proverbio cinese: stampa 3D è scuola di vita, fa imparare da propri errori. La stampa in 3D infatti è essenzialmente un processo di prototyping. Progettiamo un modello, lo stampiamo, verifichiamo la sua funzionalità, correggiamo eventuali problemi e poi possiamo subito stampare una seconda versione, possibilmente migliore della prima. Ed effettivamente è vero, impariamo dai nostri errori. A volte questo è difficile, dobbiamo settare diversi parametri, fare tante prove. A volte è semplice come cambiare la posizione di stampa. Purtroppo non avevo più filo rosso, ma cos'è il fai da te se non l'arte di arrangiarsi, l'arte di risolvere i problemi utilizzando quello che si ha a disposizione? Lo dice anche il proverbio cinese. Ho riprogettato anche la cerniera, separandola in due pezzi, per evitare di far passare l'asse di rotazione della leva attraverso un foro troppo piccolo, cosa che ha portato alla rottura della prima cerniera. Adesso la leva è libera di ruotare e la sua installazione è molto più semplice. Inoltre c'è un blocco posteriore che evita che la leva si allontani troppo dal pulsante originale del banco Sega. I due pezzi inoltre sono molto più spessi e quindi molto più resistenti. A questo punto torniamo finalmente a fare un po' di polvere. Prendiamo le misure, facciamo un paio di inviti, fissiamo la prima parte della cerniera e inseriamo l'asse di rotazione della leva sul pezzo che abbiamo appena inserito. Alla fine possiamo fissare la seconda parte della cerniera in posizione e in questo modo la leva può girare tranquillamente senza rompere nulla. Ho messo il tasto in funzione e lo trovo molto molto utile e soprattutto mi rende il lavoro molto più sicuro. In descrizione vi metto il link del tasto, così se avete una stampante 3D potete stamparlo da soli, se non avete una stampante in 3D potete andare in un Fab Lab e stamparlo con un paio di euro. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.